Dedicata anch'essa alle macchine di Leonardo. Il programma di viaggio di questa esposizione sarà poi in tutto il Maghreb e a Malta. È infatti molto importante il recupero del genio di Leonardo, non inteso solo come il preludio della scienza e della tecnica contemporanea. E il mondo arabo, più forse di quello europeo, è abituato a riscoprire quella cultura enciclopedica che proprio noi italiani, attraverso i classici, in particolare attraverso la cultura greca aristotelica, hanno insegnato alla sponda sud del Mediterraneo. Leonardo incarna l'esposizione che abbiamo assolutamente ampia in questi spazi allestiti in modo solare e accogliente, lo dimostrano, dalle macchine più comuni, che oggi forse non considereremo nemmeno più così, come il prototipo della bicicletta, fino alla sua passione per la musica, abbiamo un prototipo di Carillon, e ancora la riflessione sulla città ideale come spazio nel quale l'uomo riesce ad esprimere al meglio se stesso nelle emozionalità e nelle attività quotidiane. Abbiamo quindi la città ideale e abbiamo le macchine da guerra, quelle che rispondono all'elemento del fuoco. Infatti già Leonardo divide a quei tempi i quattro elementi, acqua, aria, terra e fuoco, e li associa alle macchine. Abbiamo infatti una bombarda, una sorta di prototipo di carro armato assolutamente curioso. Abbiamo ovviamente le macchine per il volo, che sappiamo sono le cose che forse più ci hanno colpito da sempre di Leonardo, ma abbiamo anche una macchina per stampare, che va nell'invenzione della stampa di Gutenberg, e abbiamo ancora delle macchine per la tessitura di uso più o meno comune. Siamo avvolti dal legno e dalla carta. Però di queste invenzioni, pensiamo ai cuscinetti a sfera che già Leonardo aveva immaginato, oggi invece sono i materiali diversi, ad esempio il d'acciaio. Facciamo così un viaggio a 360 gradi intorno al tema dell'uomo. Thank you.